Mi hanno accoltellata al cuore 4 volte. Volevano spaccarmelo. Alla prima coltellata non sono riuscita a gridare. Mi è uscito solo un verso, come un rantolo. Mi hanno buttato in faccia qualcosa che mi ha stordita, forse etere. Ma sono riuscita a vederli. Erano in 3, in divisa militare. Uno mi ha afferrato da dietro, per i capelli, e mi ha torto il braccio destro dietro la schiena, costringendomi seduta sulla sedia. L'altro mi ha bloccato il braccio sinistro e mi ha spinto un ginocchio sul basso ventre, costringendomi a divaricare le gambe come se volessero farmi abortire. Quello che mi teneva per i capelli ha tirato con forza per farmi buttare la testa indietro. Ho visto la lama del coltello, un colpo secco di punta in pieno petto, quasi sul seno sinistro, poi uno strattone da sinistra a destra. La lama era fuori. Subito un fiotto di sangue mi bagna lo stomaco e il ventre. Un altro colpo, un dolore sordo più acuto del primo. Questa volta grido. Nello strappo, all'uscita della lama, mi sento tagliare le costole sotto al seno come una specie di stridio. Altro fiotto di sangue, ma non subito. Di nuovo il sangue che colava sul ventre giù, giù, fino a bagliarmi tra le gambe. Un urto di vomito. Qualcosa mi esce dalla bocca. Forse era sangue, forse solo acqua. Le altre 2 coltellate non le ho sentite. Sono svenuta per un attimo. È fatto, mi ha svegliato una voce secca. Mollatela. Sono scivolata giù lungo la sedia e mi sono sentita piombare di schianto sul pavimento, con la faccia schiacciata sulle piastrelle. Il sangue continuava ad uscire, pompato fuori ad ogni battito del cuore. Il braccio sinistro è rimasto ripiegato sotto i seni. Piano, piano, me lo sento bagnare dal sangue che si sparge sul pavimento. Sono paralizzata. La roba che mi hanno buttato in faccia per addormentarmi sta facendo il suo effetto. O forse me ne sto andando. È fatto, mi ripeto anch'io. È fatto. Ancora qualche istante e poi sarà finita. Ho gli occhi spalancati, ma non riesco a muoverli. Vedo solo il solco di una piastrella che si riempie di sangue, solo da un occhio. L'altro è al buio, appiccicato al pavimento. Sento per istinto, ormai consolidato, che qualcuno mi sta osservando dallo spiancino della porta. Per lo stesso istinto continuo a restare immobile. Provo a muovere piano piano le dita della mano sinistra, nascosta sopra il petto all'altezza dello sterno. Sì, riesco a muovere le dita. Appena ho aperto il pugno mi sento le dita bagnate da un fiotto di sangue che esce tra le costole. Ho trovato le labbra spalancate di una ferita. È uno squarcio. Continuo a toccare. Ecco il punto da dove esce più sangue. Con l'indice e il medio schiaccio più forte. Il fiotto di sangue sta scemando, ma ne esce ancora tanto dalle altre ferite, appena più in alto sul seno. Lo spiancino è ancora aperto. Infatti arrivano rumori leggerissimi dal corridoio, rumori di passi affrettati. Rumore di serrature che scattano, porte che sbattono.